Francesco Balducci, il presidente dell'ENCI, che purtroppo è un europeo a Brno e non è potuto venire. E ringraziamo tutto il circo del pastore Marevano Abruzzese, quindi dal presidente Paolo Damiani al segretario Antonio Grasso, i vicepresidenti, il comitato direttivo, il giudice Giacinto D'Alessio. Si ringrazia anche il comune di Todi, che con il suo patrocinio ha reso possibile questa manifestazione. Non solo, ma ha inteso valorizzare la tradizione storica cinofila di Todi e il suo illustre cittadino, di cui oggi si celebra la memoria, Franco Simoni. Perché in questi territori nostrani la nostra razza trascorre e vive i momenti più significativi del suo sviluppo filogenetico ed assume i caratteri morfologici e funzionali, oltre che le sembianze, molto vicine a così come oggi le conosciamo. Maremmana abruzzese è a testimonianza della millenaria attività della transumanza, dove i nostri cani accompagnavano e difendevano greggi e pastori nel loro transumare dall'Appennino abruzzese, ma non solo, alle Maremme, da latino marittime, cioè territori affacciati sul mare, verso le migliori radure pascolative che con il volgere delle stagioni si andavano profilando. I romani ci danno ampie testimonianze di questo cane, lo chiamavano cane addetto alle greggi, cane da pecora. Marco Porzio Catone nel 234 avanti Cristo lo chiama Canis Pastoralis. Un secolo dopo ne fa un'ampia descrizione anche Marco Varrone Terenzio il Reatino, e anche Virgilio lo descrive nelle sue Georgiche. Il tempo fa il suo corso, la storia lo ricorda. Nel periodo feudale si inizia ad applicare a questo cane questo particolare collare di ferro con punte acuminate, chiamato breccale, che oltre a difendere il cane dagli aggressori, conferisce ad esso un aspetto più aggressivo. Caratteriale del pastore maremmano abruzzese è sicuramente l'istinto indefettibile e incorruttibile alla guardia delle persone e delle cose, per la quale è anche disposto a mettere a repentaglio la propria vita, come per esempio nei combattimenti con il lupo o da altri predatori. È un cane forte, coraggioso e generoso. Sa vivere in ambienti ostili e in condizioni climatiche avverse. Neve, pioggia, lui ama tutto. E ama stare all'aperto sia in estate che in inverno. È un cane come è feroce con il lupo, sa essere anche altrettanto affettuoso e tenero con gli agnellini del gregge. Quando nasce l'agnellino, il pastore maremmano abruzzese è lì a leccarlo, aiutare la mamma a liberarlo dal sacco amniotico. Sa essere tenero con i bambini della casa con i quali gioca. Essendo poi un cane equilibrato ed avendo una soglia di tollerabilità molto alta, accetta dai bimbi ogni intemperanza senza mai nervosirsi.